voi penserete che c'è la possibilità di non essere uguale a loro, il giorno che c'è la possibilità che puoi far valere quella che è la tua volontà, il giorno che veramente puoi scegliere se sei un uomo libero o se sei un servo di Stato, perché questo siamo stati, da questo ci hanno ridotto, siamo tutti servi, servi della politica, servi del potere, servi delle lobby, servi del lavoro, servi della sanità, non abbiamo più diritti di niente. E allora mi chiedo, Roma, ce la fai a ritrovare l'orgoglio della città che tutti si immaginano che sei? Perché quando vai all'estero e gli dici vieni da Roma, oh Roma, e tu pensi Roma, eh? Queste sono le due differenti intonazioni, e poi gli devi dire che Roma è bella, perché tu te la ricordi che era bella Roma, te la ricordi che potevi vivere in una città che non c'aveva paragoni, e quando andavi all'estero dicevi io sono romano. Adesso devi dire sì, sono romano, però c'è sta qualche problema, ma quando siamo venuti fanno le interviste, li vedi che mangiano davanti nei luoghi più belli, e all'angolo della strada c'è sta mucchio di monnezza. Ma perché? Ma per quale motivo? Ma perché noi non dobbiamo essere una città come le altre? Ci hanno preso per culo manco mi viene più, ormai l'ho cancellati, ho pensato proprio, ma va a morire ammazzato, c'è sta in tutta Europa, mi stai a rompere i coglioni, ma potevi fare la metropolitana, no? E io non mi inventavo la funivia, non mi hai fatto niente, non ti dico che voglio la funivia, te sta manco bene, no, non gli sta bene, perché loro l'allungheranno la metro C, ma se ancora non l'hai finita, ma che ti allunghi? Ancora non l'hanno finita, non l'hanno finita e non finiranno niente, finiranno il paese, finiranno le nostre risorse, finirà la nostra pazienza, se non è già finita, per me è finita, e il 19, io ci voglio credere, voglio pensare che tutto questo hanno sporpato, ci hanno mangiato, e noi siamo un po' come il DDT, e molte ne arrivai a casa, quindi signori, io vi lascio.